La riflessione sul Partito Democratico ha valore in relazione all'Italia, non al Partito Democratico. Potremmo discutere del PD, ma non sarebbe di grandissimo interesse. Ha valore discutere del PD perché serve alla democrazia italiana avere una forza di opposizione autorevole, credibile, in grado di presentarsi come un'alternativa vera a questo governo di squinternati che abbiamo in questo momento in Italia. Quindi la riflessione è una riflessione sul destino dell'Italia. Poi ovviamente, nonostante il PD, il riferimento un po' provocatorio diciamo è al gruppo dirigente del PD. Il PD è una grande comunità fatta di militanti, di tanti che vivono l'esperienza politica nei territori, di tanti amministratori. Poi abbiamo invece un gruppo dirigente nazionale che, a mio parere, per l'80% è costituito da anime morte. Cioè da gente che non conta nulla nei territori, non conta nulla nelle aree sociali di riferimento e in qualche caso non conta nulla nemmeno sul piano della grammatica e della sintassi. Questo è tutto. E quindi ho detto con grande sincerità quello che diavolo penso di questo gruppo dirigente, assolutamente improbabile, anche perché ovviamente l'esperienza di questo governo comincia a mostrare il fiato, la corda. Ma alla fine, quando tu fai delle osservazioni critiche, la domanda che ti fanno è quella solita. Beh, l'alternativa qual è? E qui rimaniamo francamente un po' disarmati. Dunque, è una riflessione sul PD, è una riflessione su un metodo di selezione dei gruppi dirigenti che è un metodo in negativo, cioè più perdi voti, più vai avanti. Sembra paradossale, ma così è. Così è, cioè voi non troverete un dirigente nazionale che abbia conquistato qualcosa nel suo territorio di riferimento, che abbia vinto una battaglia elettorale, che abbia avuto il coraggio di presentarsi con la sua faccia davanti agli elettori. C'è un meccanismo perverso che è fondato sul correntismo, non sui meriti. Non sul valore politico, non sulla qualità culturale, non sulla tenuta organizzativa, ma è fondato sull'appartenenza alle correnti. La domanda che io ho posto e pongo all'attuale segretario è questa. Quando si avvia un processo di rinnovamento di un partito, no? Il Partito Democratico viene da un disastro elettorale di un anno fa. Beh, quando arrivi a quel disastro elettorale, la prima domanda che devi porti è questa. Ma in questi 10 anni chi ha governato il partito? Chi ha deciso la linea politica? Chi ha deciso il programma? Chi ha deciso le alleanze? Cioè, chi ci ha portato al disastro elettorale? Se non si risponde a questa domanda, il rinnovamento diventa una finzione. Non a caso io ritrovo oggi tutti quelli che da 10 anni governano il partito, che sono di nuovo in campo come se fossero turisti svedesi capitati qui per casa. E non va bene. A questo punto bisogna fare un'operazione verità. Ognuno deve essere valutato per la sua storia e per quello che ha prodotto. E se vogliamo fare un rinnovamento vero, ovviamente bisogna andare oltre quelli che ci hanno portato al disastro, altrimenti ci stiamo prendendo in giro. Poi ovviamente c'è la parte che riguarda il programma e i vuoti programmatici che a mio parere rendono poco credibile la prospettiva di governo da parte del Partito Democratico per le alleanze che non ha, ma soprattutto per i vuoti programmatici. E su questo io rilevo ovviamente che in questo decennio che abbiamo alle spalle l'unico esponente del PD che ha sollevato problemi critici, che ha detto guardate che così andiamo a sbattere, è chi vi sta parlando. Altri non hanno detto nulla. Ora, in queste condizioni, la mia paura, la mia preoccupazione è che parliamo dei diritti, immaginiamo di salvarci estremizzando le nostre posizioni, ma in realtà anche di fronte a una classe di governo francamente penosa, noi rischiamo di non cambiare la situazione italiana perché non offriamo un'alternativa di governo credibile alla maggioranza del popolo italiano.